Vesmix è un prodotto nuovo utilizzato per la creazione di effetti marmo. Si possono creare dei bellissimi intarsi in marmo come nella piastrella che viene illustrata in questo video, ma anche tavolini intarsiati, cornici e altre decorazioni. Il pregio principale di questo prodotto è che non ha bisogno di cottura e ha un costo contenuto. Per iniziare, oltre al DAS, preparo un cutter per le rifiniture, il mattarello con gli anelli a 2,5 mm, gli stampini del disegno che vuoi fare e un righello. In questo caso lo stampino del fiore, lo stampino delle foglie e lo stampino per il centro del fiore. Preleva un quantitativo di DAS bianco sufficiente per fare una base di 14x14 cm. Un consiglio molto importante è quello di proteggere il DAS che non adoperi avvolgendolo nella pellicola e quindi in un sacchetto di quelli utilizzati per il freezer. Inoltre io metto il tutto in un vasetto grande di vetro, in questo modo il DAS si conserva a lungo. Stendi il DAS con il mattarello regolato con un anello di 2,5 mm. Per la marmorizzazione prendi un po' di DAS mix nero, ne basta poco, e comincia a marmorizzare l'impasto. La marmorizzazione sarà sempre diversa. Per questa mattonella ho preferito tenere un colore abbastanza chiaro in modo da far poi risaltare i fiori. Usa quindi il mattarello per arrivare al risultato desiderato. Stendi l'impasto fino ad ottenere una base di 14x14 cm e rifiniscila aiutandoti con un righello e con la spatolina della DAS. A questa aggiungerai in seguito un bordino largo circa 1,5 cm. Con il bordo del righello segna leggermente il centro sia in verticale che in orizzontale in modo da avere un riferimento quando inserirai le decorazioni. Posiziona lo stampino a fiore al centro del quarto superiore e premilo per togliere la parte centrale. Fai lo stesso negli altri quarti. Stacca anche le foglioline intorno al fiore. Sistema la piastrella su un pezzo di plastica e ricoprila con della pellicola in modo che non asciughi troppo in fretta. Per i bottoni dei fiori prepara del DAS bianco e marmorizzalo con del giallo. Ritaglia i quattro bottoni per i fiori e proteggili sotto la pellicola.
Per i fiori azzurri puoi utilizzare un po' di impasto avanzato dalla base e a questo aggiungi del blu. Prosegui poi a fare la marmorizzazione e stendi l'impasto sempre a 2,5 mm. Con lo stampino fiore ritaglia due fiori. Al centro ritagli i bottoni e inserisci i bottoni gialli premendo per farli aderire il più possibile al fiore stesso. Sistema anche questi sotto la pellicola. Prepara anche i fiori rossi, marmorizzando del DAS bianco con del rosso Verona e procedi come per i fiori azzurri. Marmorizza anche del verde per le foglioline e ritagliane 16 che andranno disposte intorno ai fiori. Inserisci i vari elementi nella piastrella cercando di avvicinare il più possibile i bordi. Utilizza il blu che ti era avanzato dai fiori e marmorizzalo con del nero. Stendi una sfoglia spessa 2,5 mm e ritaglia 5 strisce larghe 1,5 cm.
Inserisci anche le tesserine agli angoli e togli gli eventuali eccessi. Lascia asciugare bene il tutto. Con il DAS bianco prepara una base leggermente più grande della piastrella e stendila a 2,5 mm. Posiziona sopra questa base la piastrella già essiccata e rifila i bordi aiutandoti con la spatolina. Dopo che anche la base bianca sarà asciutta, leviga le eventuali imperfezioni. Incolla le varie parti con della colla vinilica. Se vuoi, puoi anche tagliare le tesserine dei bordi. Lascia asciugare la colla prima di applicare il vernis DAS. Proteggi il piano di lavoro prima di applicare la vernice e quindi applica il vernis DAS. Dato che la superficie della piastrella è abbastanza ampia, ti conviene utilizzare un pennello grande. Un altro consiglio è quello di prendere un po' di vernice e versarla in un piccolo contenitore, per esempio il coperchio di un vasetto, in modo da non sporcare la vernice della bottiglia. Ed ecco la tua mattonella intarsiata, pronta a far bella mostra di sé nella tua cucina o sopra un caminetto. Buon lavoro!